Il problema del bullismo, che è un problema che sembra impensierire molto sia a livello scolastico che a livello familiare, necessita di un approccio, diciamo, un pochino più complesso, un pochino più articolato di quello che normalmente viene utilizzato. Quando si parla del fenomeno del bullismo, si parla spesso di un fenomeno che viene attribuito a delle caratterialità di soggetti che in una scuola o fuori del contesto scolastico mettono in atto dei comportamenti devianti, dei comportamenti che nuociono in qualche maniera ad altri soggetti, in particolare soggetti più deboli, soggetti che non sono in grado di difendersi. Il bullismo è una cosa un pochino più complicata, spesso siamo chiamati dalle scuole che ci descrivono dei fenomeni che non sono riconducibili al fenomeno del bullismo, ma sono fenomeni di prevaricazione, violenza o aggressività tra ragazzi. Ma anche quando il fenomeno è riconducibile realmente a quello che viene chiamato il bullismo, occorre non fermarci ad analizzare le caratterialità del soggetto che mette in atto i comportamenti devianti. Il fenomeno di bullismo è un fenomeno che noi cerchiamo di affrontare con un approccio psicosociale perché è sicuramente legato a dinamiche sociali, a modo di concepire la qualità o meno delle relazioni, la capacità di essere attenti ad un clima che si instaura all'interno di un gruppo classe o di un contesto extrascolastico e quindi fermarsi solo a fare una diagnosi di personalità di chi ha comportamenti devianti è leggere il fenomeno in maniera molto molto parziale. Purtroppo è invece un fenomeno che coinvolge molti attori, in quanto perché sia possibile parlare di bullismo, noi sappiamo che i comportamenti debbono essere comportamenti reiterati nel tempo, debbono essere comportamenti che mettono in forte disagio psicologico la persona che subisce questi comportamenti. Ci deve essere nel contesto classe, se parliamo della scuola, una alleanza, una complicità da parte di altri soggetti che o partecipano o in qualche maniera fanno la fronda silenziosa che supportano questi comportamenti, c'è bisogno di una scarsa attenzione o sottovalutazione da parte degli adulti di alcuni di questi comportamenti e quindi anche del fatto che in una determinata scuola ci si possa permettere di mettere in atto comportamenti che nessuno ritiene pericolosi e su cui non si interviene. Quindi gli attori sono tanti. Quando abbiamo fatto un'indagine nelle scuole marchigiane e abbiamo potuto parlare con insegnanti e con familiari e con ragazzi, i quali ci hanno segnalato non casi, non ci sono segnalazioni di casi eclatanti, ma di disagio dentro la classe per comportamenti che non vengono presi in considerazione dagli adulti, siano questi gli insegnanti, siano il personale ausiliario al di fuori della classe, questo viene sottolineato spessissimo dai ragazzi. E
sottolineano che anche i genitori sottovalutano quando loro raccontano di queste esperienze. Allora il problema va affrontato nella sua globalità, nella sua interezza. Bisogna investire molto nel clima che si viene a creare all'interno della classe, rendersi conto se ci sono persone, ragazzini che indubbiamente la vittima del bullo ha spesso una caratterialità particolare. È un bambino più fragile, un bambino più debole, bambino o bambina, perché il bullismo anche le ragazzine subiscono e fanno atti di bullismo. Quindi sono per lo più bambini che appartengono ad esempio a minoranze, o sono bambini disabili, o sono ragazzini molto in difficoltà ad integrarsi nella classe, o presentano delle forme caratteriali che invitano gli altri ragazzi a mettere in atto alcuni comportamenti. Ma anche qui sarebbe sbagliato pensare che in fondo ci sono delle vittime designate. Il discorso è tutto coordinato. Ci sono delle persone più deboli, ci sono delle persone che probabilmente caratterialmente hanno una predisposizione ad assumere determinati comportamenti, ma ancor più grave, ci sono persone che assumono comportamenti di omertà e di complicità che sono altrettanto colpevoli. Sono altrettanto, perché se il ragazzino che viene preso normalmente in giro, svalutato, non trovasse nel pubblico nessuna reazione, probabilmente il bullo stesso smetterebbe, perché non c'ha il pubblico che ride, non c'ha il pubblico che si diverte a queste sue battute. Quindi indubbiamente il ruolo importante dei compagni di scuola che permettono che succedano queste cose va tenuto in considerazione. Che poi questo lo si faccia per paura di essere a sua volta oggetto di prevaricazione e quindi cercare di allearsi con la persona prepotente piuttosto che diventare la vittima. Sta di fatto però che un insegnante dovrebbe rendersi conto che si sono create delle dinamiche dentro la classe che non sono solo dinamiche sociali, dinamiche. Quello incide fortemente anche nell'attività scolastica, perché in una classe in cui ci si comporta in questa maniera, chiaramente sarà anche molto difficile tutto il discorso dell'apprendimento, l'attenzione degli allievi, quindi si crea un clima non favorevole all'apprendimento. Il ruolo importante degli insegnanti e dell'adulto in genere è quello di non pensare mai è una ragazzata. Perché questo è quello che normalmente viene detto, è una ragazzata. Quando una persona soffre per un comportamento messo in atto da qualcun altro, non è mai una ragazzata. E la cosa più significativa che ci deve far riflettere e che deve far investire la scuola nella qualità delle relazioni è che purtroppo i ragazzi che di solito mettono in atto questi comportamenti mostrano una rilevante anaffettività, nel senso che una volta affrontati la prima cosa che dicono è proprio, ma non perché mascherano, ma cosa ho fatto? Cioè, qual è? Quindi una mancanza di empatia, una mancanza di capacità a mettersi nei panni dell'altro che con i tuoi comportamenti
ha una sofferenza psicologica e su questo si lavora, cioè nella scuola, in famiglia, su queste cose bisogna lavorare, perché far capire a un figlio e far capire a uno studente la conseguenza che può avere a livello materiale quando fai un'azione materiale, a livello psicologico quando tu metti una persona in una condizione di sofferenza. Allora, per questo quando noi andiamo nelle scuole che ci segnalano dei casi di bullismo, diciamo sempre oramai se l'avete segnalati è come chiudere, no, i cancelli quando i buoi sono usciti. Dovete lavorare sulla qualità delle relazioni dentro la classe, quindi investite fin da quando iniziate il percorso didattico su questo e prestate attenzione a quello che succede e ai primi segni, non vi mascherate dietro a è una ragazzata, ma cercate di capire che cosa c'è dietro alla dinamica che osservate.